scatto continuo fino al momento in cui arriva in orbita. Quando arriva in orbita il serbatoio è vuoto, appunto, si sono consumati 2 milioni di litri e quindi viene segnato oggi vedendo Shuttle che si trova in questo punto a circa 400 km. Ecco, abbiamo visto tanti ragazzi antescolaresche che oggi presenta il suo dibattito. E sembrerà banale, no? Un tempo un bambino diceva cosa vuoi fare da grande, voglio fare l'astronauta. Oggi cosa si sentirebbe di consigliare a un ragazzo in questo momento così di crisi anche nella ricerca, come lei giustamente ha sottolineato? Ma in effetti viviamo un momento delicato in cui chiaramente pensare di consigliare ai ragazzi di investire il proprio tempo, le proprie risorse per diventare dei buoni scienziati forse può sembrare fuori modo, diciamo. Però credo che sia ancora valido come consiglio. Io credo ancora nel fatto che questo paese debba investire nelle intelligenze dei nostri giovani e quindi mi immagino che prima o poi cambieremo priorità. Oggi la priorità va verso la difesa dei mercati, verso le questioni che riguardano la finanza. Io credo che noi dovremmo investire invece per colmare lo spread di intelligenze, di conoscenze che divide il nostro paese dal resto dell'Europa. E quindi penso che un giorno arriverà il momento in cui i nostri giovani avranno in casa, troveranno in questo paese le possibilità di fare una carriera, di prepararsi, di diventare diciamo all'altezza dei colleghi europei. E spero che questo momento arrivi presto. Quindi insomma alle nuove generazioni do un consiglio di non scoraggiarsi. L'orizzonte è cupo, ma potrebbe cambiare e ci auguriamo che cambi. Perché spesso erroneamente ragioniamo ancora in termini di stati nazionali, ma in termini sovranazionali, ad esempio le politiche comunitarie in questo senso incentivano o meno la ricerca in campo spaziale? Allora, le politiche europee in realtà sono sicuramente più favorevoli agli investimenti nei saperi, diciamo, quindi nella formazione, nella ricerca, di quanto lo siano le politiche italiane. Infatti molti europeisti nostrani dovrebbero qualche volta riflettere sul fatto che l'Europa non ci dice di tagliare le risorse della scuola, ci dice di aumentarle, ci dice di aumentare il numero di studenti che si laureano e non di tagliarlo perché, come diceva Germini, ce ne sono troppi di laureati, non è così. Ecco, quindi voglio dire, questo è l'orizzonte europeo. Poi non sempre l'Europa purtroppo è all'altezza delle cose che dichiara, perché poi quando si arriva al bilancio in genere i bilanci non sono mai così ricchi, però certamente la percentuale di investimenti in Europa è almeno il doppio di quella italiana, questo è il punto. Con l'ultima chicca, però la lascio. Lei prima ha sottolineato come in un futuro forse prossimo, diciamo il viaggio spaziale potrebbe essere un po' come considerato quasi come un volo low cost, no? Ma effettivamente è una speranza o c'è una certezza dietro? No, c'è sicuramente alcuni buoni indizi. Il primo è che esiste oggi una compagnia privata che si chiama Virgin Galactic che mette, diciamo, vende dei biglietti per andare non in orbita ma insomma fuori dall'atmosfera terrestre. Ci sono altre compagnie che hanno investito sulla realizzazione di veicoli per il trasporto di esseri umani in orbita e quindi questo mi sembra un buon punto di partenza. Poi naturalmente che siano low cost non ci giurerei, almeno non all'inizio. Forse nell'arco di 20-30 anni la situazione potrebbe diventare più alla portata di tutti.